questo libro è nato una serie di tanti laboratori fatti di anno in anno nelle scuole o con alcune lezioni universitarie. E perché è nato? Perché c'è una grande necessità in questo senso. Non esistono praticamente manuali che riguardino l'audiovisivo nella scuola italiana. Un po' forse perché la scuola italiana non ha messo il cinema e gli audiovisivi in genere a livello curricolare. Però è vero che tante scuole chiedono di fare questi laboratori a livello curricolare o anche extracurricolare, alla mattina, al pomeriggio. Quindi c'è una grande necessità in questo senso. Beh, basta guardarci intorno. Sostanzialmente siamo un mondo che vive di immagini e quindi la cosa che sentono tanto gli insegnanti, un po' tutti direi a livello sociale, è quella di fare in modo che queste immagini siano conosciute in qualche maniera, saperle leggere, saperle guardare con un occhio più critico, e quindi qualsiasi elemento che ci porti in questa direzione è ben visto. Beh, tutta una serie di motivi per questo coccodrillo. Da un lato è, come dire, un ricordo di infanzia, se si vuole. Dall'altro, sì, è vero, il coccodrillo ha una doppia, come dire, un paio di occhiali quando si immerge sott'acqua, e in qualche maniera, ecco, che noi immersi nelle immagini forse dovremmo metterci degli occhiali per vedere meglio. E dall'altro lato poi implica anche il lato, come dire, ludico che questo manuale vuole portare con sé, cioè punta molto sulla intelligenza emotiva, in questo senso. Allora, siccome è disposto sotto forma di moduli, le fasce d'età sono dalle scuole dell'infanzia fino tranquillamente alle secondarie di secondo grado, perché appunto ogni elemento che è compreso nel modulo è sviluppato a livelli diversi, a seconda delle fasce d'età. Ci sono tanti schede didattiche da poter utilizzare e quindi a seconda delle fasce d'età si può utilizzare una cosa oppure un'altra. Sì, certo, anzi è di lì che i soldi si parte.